DNA. I genetisti si sono così espressi. Decima udienza, mercoledì 21 ottobre, undicesima udienza, venerdì 23 ottobre, dodicesima udienza, venerdì 30 ottobre 2015, unico test, colonnello Gianpietro Lago, comandante di RIS di Parma. Gianpietro Lago, nato a Cittadella nel 1964, maturità scientifica, laurea in scienze biologiche a Padova, dottorato in scienze forensi, laurea in giurisprudenza a Roma. Responsabile nazionale progetto creazione banca dati DNA. Ascolta la radio, adora la filosofia e tra i libri preferisce Cent'anni di solitudine. DNA. Gianpietro Lago. È vero, il DNA può essere trasportato, siringa, ma è del tutto inverosimile ed improbabile la deposizione del DNA fuori da quel contesto. La traccia decisiva è nella parte latero-posteriore degli slip della ragazzina, dove viene riscontrato un taglio preciso speculare a quello dei leggings. Nel settore marcatore 31G20 emerge in maniera univoca, tipicizzato in altri 24 marcatori, analisi ripetuta con 7 kit diversi. Gianpietro Lago, comandante del reparto investigazioni scientifiche di Parma. Continua, il DNA non mente, rifatto 7 volte con altrettanti chiti diversi, ignoto 1 emerge in 25 porzioni degli slippi, qualità e quantità ottimale, nella traccia 31G20 emerge in maniera univoca. Nella parte latero-posteriore destra degli slippi si scopre un taglio speculare a quello dei leggings, un'incisione, non uno strappo, l'azione di un animale. Il 31 dicembre, il primo prelievo in prossimità del taglio. Accanto al taglio una traccia mista di sangue. Il colonnello afferma ancora che è del tutto inverosimile e improbabile la deposizione del DNA fuori da quel contesto. È una traccia evidente e continua, chiara e forte, e per qualità e per quantità. Emerge per la prima volta una mistura, una traccia mista in un rapporto di 3 a 2 tra Iara e un soggetto sconosciuto di sesso maschile, che d'ora in poi verrà chiamato ignoto 1. Il genoma mitocondriale viene ereditato dalla madre, precisa Gianpietro Lago. Il genoma è piccolo, 17.000 basi rispetto al genoma nucleare che è lungo ben 6 miliardi di basi. C'è un solo studio spagnolo, peraltro condotto a tavolino, che non fa testo. La mancanza del DNA mitocondriale è ininfluente rispetto alla validità dei risultati del DNA nucleare, il solo deputato alla identificazione di una persona. Gianpietro Lago, il DNA mitocondriale di ignoto 1 nella traccia mista, nella mistura non è stato trovato. Ha una spiegazione sul fatto che non ci sia? Il colonnello Lago non si sottrae alla domanda. Di norma, afferma il colonnello, il DNA nucleare si degrada prima del DNA mitocondriale, che è più resistente. In questo caso si sono invertite le parti. Si è degradato prima il DNA mitocondriale del DNA nucleare. Il DNA mitocondriale non era più leggibile. È un fenomeno che non conosco. Non c'è letteratura scientifica. Quindi potrebbe essere un caso non anomalo. L'esame del DNA mitocondriale si è fatto pochissime volte. Così la sua assenza sul piano numerico non è scientificamente provata. Il DNA mitocondriale è stato cercato pochissime volte perché quando si entra in possesso del DNA nucleare, il DNA mitocondriale non viene studiato. Di solito non si analizza la componente mitocondriale di una traccia mista. Lo si è fatto nel caso di ignoto 1 per tentare di risalire alla madre prima che avessimo trovato il figlio Massimo Bossetti. I casi studiati pochissimi. Si può parlare di un caso anomalo? È direttamente la Presidente Antonella Bertoia a formulare la domanda. Lago, non me la sento di dire di sì. Gianpietro Lago, ancora, posso approdare su Marte e scoprire che i sassi su Marte hanno una forma piramidale invece che rotondi? Posso arrivare in quel punto e sono in quel punto. Mi aspetto di trovare dei sassi rotondi perché sono quelli che conosco. Li posso trovare invece a forma piramidale.
è qualcosa che non conosco. L'affermazione del colonnello era riferita anche al fatto che nella traccia alla 31G20 non fosse stato rinvenuto il DNA mitocondriale dell'imputato, fenomeno che non conosco. Venerdì 20 novembre 2015, sedicesima udienza, Carlo Previdere, direttore del laboratorio di genetica forense dell'Università di Pavia, biologo incaricato di effettuare la comparazione tra ignoto 1 e Massimo Boschetti. Nella stessa udienza depone Grignani Pierangela, biologa dell'Università di Pavia, ricercatrice incaricata assieme al professore e collega Carlo Previdere di effettuare la comparazione tra il profilo genetico di ignoto 1 e il profilo genetico di Massimo Boschetti. Carlo Previdere, consulente dell'accusa. Il fatto di non aver rinvenuto il DNA mitocondriale dell'imputato nelle tracce 31G analizzate è certamente un dato che rivela una complessità biologica da studiare, ma non inficia assolutamente l'identificazione individuale. Sempre nella stessa udienza di venerdì 20 novembre 2015, è di scena il professore Casari Giorgio, ex direttore laboratorio di genomica del San Raffaele di Milano, incaricato di sequenziare il genoma di ignoto 1 per tentare di scoprirne i dati somatici. Giorgio Casari, altro testimone del giorno, è anche egli consulente dell'accusa, incaricato di analizzare le sequenze del genoma di ignoto 1, afferma che la componente minoritaria della traccia mista si legge e che potrebbe essere solo un'apparente anomalia. Per il consulente Giorgio Casari, il DNA mitocondriale di ignoto 1 non si vede perché il fluido biologico da cui proviene potrebbe essere non sangue ma sperma. Lo spermatozoo, continua, ha un numero bassissimo di mitocondri ed essendo composto da proteine è soggetto a batteri e muffe che ne possono determinare la non lettura. Altra interpretazione non proprio conforme a quella degli altri consulenti, quella che riguarda la presenza di una componente minoritaria di DNA mitocondriale. Secondo l'ex direttore del San Raffaele, è possibile trovare all'interno della stessa cellula due genomi mitocondriali diversi, per cui potrebbero appartenere entrambi a Yara. Rifiuta poi il consulente, occupandosi principalmente di DNA mitocondriale, il suggerimento di astenersi come consiglio dall'utilizzo in caso di tracce miste del DNA mitocondriale, in quanto in determinati casi potrebbe essere fuorviante. Diciottesima udienza, venerdì 11 dicembre 2015. Testimoni Fabiano Gentile, Pizzamiglio Marco, Nicola Steiti. Fabiano Gentile, laurea in scienze biologiche, dottorato di ricerca a Varese, analisi DNA da 10 anni in forza alla sezione biologica dell'IS di Parma. Assieme a lui, nella stessa udienza, Pizzamiglio Marco, tenente colonnello dell'IS di Parma, laureato in biologia, specializzato in ambito molecolare, vincitore di numerosi concorsi, firmatario del rapporto sul DNA. Lavora nella sezione biologica e chimica, si occupa sostanzialmente di biologia. Assieme ai due già detti, Nicola Steiti, laurea in biologia e scienze naturali in forza alla sezione biologica dell'IS di Parma, si occupa principalmente dei casi riguardanti violenza sessuale in servizio da 17 anni. Nicola Steiti, sulla natura della traccia, non è né saliva né liquido seminale, nemmeno si può dire che si tratti di sangue, anche se la traccia ha reagito al test del sangue. Steiti continua, mai notato luminescenze relative a sperma, lo sperma restituisce, fornisce luci molto forti, tamponi autoptici vagina, mai sperma sempre negativo. Lo sperma light, un microscopio utilizzato per individuare la presenza di spermatozoi umani, ha sempre dato esiti negativi al liquido seminale. Il test riesce a rilevare la presenza anche di uno solo spermatozoo.
macchinari ed esperti tedeschi ci hanno supportato in questa analisi, risultato nessuna traccia. Nella 15ª udienza del 18 novembre 2015, sul banco dei testimoni, Andrea Piccinini, responsabile del laboratorio di genetica forense dell'Università degli Studi di Milano, ed Emiliano Giardina, genetista dell'Università Tor Vergata di Roma. Giardina ha indicato la pista dei Guirinoni di Gorno, ha confrontato il DNA mitocondriale del gruppo di donne 532 dell'isola Bergamasca con il mitocondriale di Ara e non di Gnoto 1. La compatibilità nel caso di Bergamo, afferma Giardina in un'intervista, significa l'identità dei due profili. Le tracce sugli indumenti di Ara portano a Bossetti, punto e basta. Indica la presenza di Bossetti, non la responsabilità. Si è appurato con certezza che una traccia biologica di Bossetti si trovava in un punto preciso. Sarà il processo a fare altri passi. Presumibilmente il processo arriverà sino ai giudici della Suprema Corte qualora non ci sia confessione da parte del presunto assassino nell'ammissione di sua madre sul padre biologico. Nel 2004 la Corte di Cassazione ha affermato che gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA si fondano su ricorrenze statistiche così alte da rendere infinitesimale la possibilità di un errore e quindi gli esiti stessi presentano natura di prova. Continua Giardina, il DNA mitocondriale sui profili misti non è utilizzabile. Si utilizza il DNA mitocondriale nei disastri di massa per restituire i corpi alle famiglie. Che spiegazione può dare sull'assenza del DNA mitocondriale? Il professor Giardina cita gli occhiali. Oggi la scienza ha fatto passi da gigante sull'analisi e la visione del DNA nucleare. Non si può dire altrettanto per quanto riguarda lo studio e i metodi di analisi del DNA mitocondriale. La scienza per le analisi del DNA nucleare dispone di ottimi occhiali che consentono di vedere, mentre per quanto riguarda il DNA mitocondriale gli occhiali sono pessimi. Aggiunge poi, sempre in tema di vista, che il fatto di non vedere non significa che non ci sia. Le variabili per cui il DNA mitocondriale non sia presente possono essere diverse, ci sono n variabili, dalle condizioni ambientali a degradazioni diverse. Posso dire che non lo vedo, non posso dire che non c'è, lo giuro, magari c'è, ma non si legge. 3 febbraio 2016, 26ª udienza. Citati Portera Giorgio, consulente di parte civile per la famiglia Gambirasio, nato nel 1977 e laurea in biologia all'Università di Milano, specializzato in genetica forense. Ha operato in molti casi di violenza sessuale e omicidi. Presta la sua opera presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche all'Università degli Studi di Milano. Ex ufficiale di RIS di Parma, dove ha prestato la sua attività dal 2004 al 2009. Tra i casi seguiti, uno dei più importanti, le analisi sul cadavere di Lisa Claps. Nella stessa udienza, Marzio Capra, consulente della difesa, laurea in geologia, ha svolto attività in centinaia di omicidi volontari e in casi legati a violenze sessuali. Tra le sue prestazioni più note è quelle legate alla vicenda delle bestie di Satana e all'omicidio di Garlasco. Durante la ferma militare di 15 mesi presta la sua opera presso i RIS di Parma, dove ricoprirà in seguito la carica di vicecomandante, plurivincitore di concorsi. Marzio Capra, genetista consulente della difesa, rivolto a Bossetti che gli chiedeva: «Scusi, ma come fa ad essere mio quel DNA?» Capra: «Per essere tuo, il tuo DNA deve essere al 100%, invece risulta solo al 50%. Manca il 50%, la parte del DNA mitocondriale». Sempre Marzio Capra, consulente della difesa: «Manca un pezzo di DNA, quindi la traccia 31G20 non è una traccia forense. Manca un pezzo e di questo non è stata data alcuna spiegazione». Gino Sara, consulente della difesa, laurea in medicina e chirurgia, docente all'Università di Torino.
Medico legale forense, dirige il laboratorio di scienze forensi dal 1994 a Torino, dove insegna al corso di genetica forense. Ha collaborato per molti tribunali italiani, in particolare nelle regioni del Piemonte e della Calabria. Sara Gino, consulente della difesa. Non esiste nessun lavoro scientifico sull'assenza del DNA mitocondriale in presenza del DNA nucleare di un soggetto. Tra gli altri hanno espresso il loro parere in merito Francis Collis, genetista statunitense padre del genoma. Il DNA è unico. In teoria si può trasportare. Una mancata corrispondenza tra il DNA mitocondriale e il DNA nucleare potrebbe essere attribuita alla mescolanza di sangue o alla mescolanza di altri liquidi corporei. Francis Collis, papà del genoma. Basta il DNA nucleare. Pubblico Ministero. Nel secondo interrogatorio effettuato il 6 agosto del 2014, il Pubblico Ministero, in riferimento al ritrovamento di tracce di DNA, aveva informato Massimo Bossetti con queste parole: «Lo sa che è tanto, ce n'è tanto». Corriere della Sera del 22 ottobre 2015. Anche Giulia Buongiorno esprime il suo parere in un'intervista all'Ecco di Bergamo del 25 novembre 2015. La prova del DNA può ritenersi schiacciante o resta solo un indizio? La domanda. Giulia Buongiorno. La risposta è una. Dipende. Spesso si parla con troppa superficialità di DNA, ma c'è DNA e DNA. L'indagine genetica, se conduce a risultati assolutamente certi di attribuibilità, assume valenza di prova piena. Nei casi in cui la stessa non dia risultati inequivocabili, ma di mera compatibilità, essa assume valore indiziante, per cui sono necessari ulteriori riscontri per affermare la colpevolezza dell'imputato. Diverso ancora è il discorso qualora, come nel processo sullecito, l'attività di refertazione, conservazione e analisi del reperto siano state del tutto irrispettose dei protocolli internazionali. In quel caso la prova del DNA va cestinata, non potendo assumere neppure valore di indizio. Il parere del luminare genetico Peter Gille, secondo il quale in determinate condizioni climatiche il DNA non è in grado di conservarsi oltre 6 settimane. Asserisce il genetista britannico che in quelle condizioni di tempo, con pioggia, neve e umidità, la traccia del DNA congelandosi e scongelandosi non resiste per più di 3 mesi e dopo non può essere considerato utile per un'analisi seria. Attraverso un esperimento giudiziale si dovrebbero ricreare le condizioni climatiche di allora per avere dopo 3 mesi un riscontro su quanto viene asserito. La difesa. Il genoma materno non c'è. Nessuno ha saputo spiegare perché. È stata la procura che ha voluto fare questa indagine, è stata la procura che non era contenta del risultato ottenuto e voleva qualcosa di più. Ha cercato di indagare anche il DNA mitocondriale, ha ottenuto un risultato diverso, incompatibile. Questo risultato è stato reiterato più di una volta. Sì, non possiamo far finta che non esista. In quella traccia c'è Bossetti, in quella traccia non c'è Bossetti. Come ne usciamo? Non certo dicendo semplicemente è importante a questo punto per identificare solo il DNA nucleare. Perché cambiare i termini del problema? Cambiare la prospettazione. Confronto tra il DNA di Massimo Bossetti e il DNA di Gnoto 1. Sequenze che caratterizzano il DNA. Massimo Bossetti, 17-17. Ignoto 1, 17-17. Bossetti, 13-14. Ignoto 1, 13-14. Bossetti, 17-17. Ignoto 1, 17-17. Ancora 15-16, 15-16, 12-12, 12-12, 14-17, 14-17, ancora 15.3, 17.3, 15.3, 17.3, 14-15, 14-15, 11.3, 14, 11.3, 14.
6-9, 6-9, 15-16, 15-16, 29-30.2, 29-30.2, 20-23, 20-23, 12-13, 12-13, 22-23, 22-23, 11-12, 11-12, 10-13, 10-13, 8-11, 8-11, 11-12, 11-12, 9-10, 9-10, 18-26, 18-26. Questo è il confronto tra le sequenze che caratterizzano il DNA di Massimo Bosetti ed Ignoto 1. La possibilità che ci sia un altro soggetto è pari a 1 su 2 miliardi di miliardi di miliardi.